Cara Flora, avevamo fatto ben fare un passaggio. Sì, beh, sì. E sì, ogni tanto sì, bisogna andare a fare un saluto. I nostri saluto. Cari, i nostri cari bisogna passarli. E cimitero bisogna andare a catarli con saluto. E finché te va a catarli, le un ben. Le un ben benedetta. E quando che viene che altri catate ti. Maria Vecchia. Ma non si sa se chi. Insomma, certo che te dire. Ho fatto un giro e ho visto dove chi assotterà il poro. È il poro Fredo. Fredo. Si sa, Fredo che Maria Vergine. Che andava sempre via. Sì, ma no, aspetta. Io a sotterà da rente in banda che neanche. Suo compare? Argeo, Argeo. Lo so, benedetta. Fredo, insomma. Fredo. Ma era sempre insieme. Sempre, sempre. Amici da quando chi era nazisti. Da tu a te fino a Maria, sai chi, come chi chiamava? Il duo. E butto che non sappia. Mi chiamava i tuscenti dalle stelle. Ecco, era, era da ridere Maria Vergine. Qui che non sa, perché? Alfredo e Argeo, Maria Vergine, un spettacolo, Maria Vergine, cosa vuoi tu, tesoro, sa tu che Fredo è morto imbriago da un fulmine? No, no, scusa un attimo, sta qua te mi spiega. O morto imbriago o da un fulmine? No, quella fulminata è stata sua femmina che era un caporal maior. Sì, se sa, appunto che non sa. Una femmina che è stata fulminata intanto che rispiccava le robe che era un temporale, no? Benedetta. Fredo con la vista sto femmina restare come spacciata per terra, no? Terra. L'ha vista il fulmine? La fede e la vita. Guarda, sa tu cosa che l'ha fatta? Non si sa se da contentezza o dal dispiacere è andata addosso a Caneva. Ecco. L'ha ciappata a bot qui a grande e si è destirata intera. Sotto? E l'ha aperta il canduin, la sa a venire voi il vin. Così, è caduta? Sì. L'ha vista il vino a caduta? Sa tu dite verità. Non sa neanche ancora se l'è morto imbriago o no. Però le morti insomma in qualche maniera pensa te, Fredo gli avrà chiamato il riso di Parma Fredo gli ha